Benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo unboxing di un nuovo speaker Bluetooth, ma prima la sigla. Eccolo qui. Ho voluto comprare questo speaker Bluetooth, Transmart Element Groove, per il semplice motivo che io non voglio spendere tanti soldi per una cassa portatile. Può essere buona quando vuole, uno speaker Bluetooth è pur sempre uno speaker Bluetooth con i suoi limiti. Non può mai essere una cassa alta fedeltà. Questo qua è un'offerta a meno di 30 euro, 28 e qualcosa, vi lascio in info box il link. La Transmart mi piace come azienda e quindi andiamo ad unboxare. Vediamo come apri. C'è lo scatoletto Transmart, presumo dentro ci siano. Ok, laccio, lo spinotto audio, jack audio è molto cheap, e cavo USB-C, questa è una grande cosa. Speakers, che ha un bel peso nonostante le dimensioni, quindi sinonimo di qualità. Una garanzia. Ok, tutto italiano. Eccolo qua, molto tamarrino, con il suo passivino. Sentite? Lui è 10 watt. Questo è l'altoparlante attivo, un po' più grande. È un 5 cm di diametro. Ho voluto scegliere questo tipo di speakers perché ha un solo cono un po' più grande, quindi in pratica, riassumendo, fa un po' di casino. Nel lato anteriore superiore abbiamo il tasto accensione, play pausa, meno e più del volume. Il gancetto tutto ricoperto di una plastica opaca anti scivolo. Dietro USB-C per la ricarica, jack ingresso audio, questo per mettere una memoria esterna con delle canzoni magari. Io ho mai usato questa cosa, ragazzi, mai. Questa è la dice lunga sulla mia pigrizia. Alluminio abbastanza rigido, non scricola, e andiamo ad provarlo. Ok. Estás escuchando temas exclusivos de Juan Manuel Hijo. Come avevo immaginato, questo cono riproduce molto i medi e gli alti, i bassi non tanto. Il basso devo dire che me lo aspettavo un po' più deciso, però adesso farò più ascolti. E beh, ragazzi, grazie per aver visto questo video e a un prossimo video.